passo perché voglio tornare a vivere anche un po' in Molise, quindi ho comprato una piccola casa che mi sto risistemando. Quindi oggi sono venuto a vedere come andavano i lavori perché sto lavorando, però voglio tornarci più spesso. Quindi ho letto della notizia di questo convegno, di questa cosa, quindi sono venuto. Allora, che dire, io mi trovo in una situazione incredibile perché ho sentito benissimo gli interventi e in qualche modo mi appartengono entrambi, no? Per ragioni professionali in qualche modo. Se guardo Michele penso alla dimensione locale, quella piccola, quella della provincia, quella che ha bisogno di essere raccontata dal basso, no? Con fatti che possono essere anche grandi, ma che sono piccoli per circoscrizione in qualche modo, anche per amplificazione. Poi se guardo invece a Sandro penso a quello che sto facendo, alle convergenze che abbiamo, agli spunti professionali che ci sono stati, perché in fondo proveniamo dalla stessa scuola, benché io sia nato qui e abbia fatto un percorso diverso. Io dico che e parlo del piccolo a questo punto, dico, lavorando in televisione, io spesso mi sono appoggiato alla stampa locale, spesso ho avuto la possibilità di fare bene il mio lavoro a livello nazionale appoggiandomi ai giornalisti locali. Michele Albanese, io e te Michele ci conosciamo tanti anni, da tanti anni, perché amicizie comuni, giornalisti comuni, gente che si è, come dire, impegnata sul campo ci ha permesso di entrare in relazione. E ogni volta che io sono andato in quei posti, io ho bisogno di parlare con Michele, perché Michele poteva rappresentare per me una sorta di Virgilio, poteva darmi una chiave di lettura, perché quando si arriva in un posto e non si conoscono, no? I meccanismi generali, spessissimo si prendono delle cantonate, si raccontano dei fatti che non sono obiettivi. E allora l'idea è che la stampa piccola abbia bisogno di vivere, di essere alimentata anche in termini di risorse, in termini di rispetto della dignità di chi ci lavora. Guardate, io lavoro per delle trasmissioni televisive in Rai, io non sono all'interno Rai, né ci vorrò mai essere, mi sento più libero anche così. E tu sai, Sandro, che significa, no? Questo significa in qualche modo essere anche libero di potersi muovere, perché sennò altrimenti non si è tanto liberi in generale. E allora io spessissimo nelle mie, diciamo, redazioni, quelle che in qualche modo appartengono ai miei programmi, quando a un giovane viene proposto €250 lordi a puntata per lavorare un mese con me, io dico no. Tu non puoi fare soltanto con me questo lavoro, non ci camperesti. E non servono neanche le mie, come dire, no, le mie battute di pugno, ma è possibile, ma come fa uno anche a spostarsi in un posto?